Bentornati sul mio canale YouTube e benvenuti ai nuovi iscritti. Grazie per esservi iscritti al mio canale. Io mi presento, sono Sara D'Agostini, di formazione biologa, ma mi occupo oramai di anni di risveglio della coscienza e di cristianesimo esoterico. Il mio scopo è far sì che le anime, oltre a curare il proprio corpo, che va tanto di moda, si prendano cura anche della propria anima. Riprendiamo oggi il discorso sulla trasfigurazione, che rappresenta una delle iniziazioni compiute dal Maestro Gesù Cristo. Quando è venuto, il Verbo si è fatto carne, quindi quando è venuto sulla terra e si è incarnato per i suoi 33 anni. E in questa seconda parte del video vi metto nel link dei video che appaiono al termine di questo video il riferimento al video precedente, quello proprio sulla parte 1 della trasfigurazione. Abbiamo parlato nel video precedente di che cosa sono un po' le iniziazioni in generale e su cosa rappresentano appunto le iniziazioni e di quanto fosse importante per il Maestro Gesù Cristo portare un esempio che poi nella realtà possiamo rivivere nella nostra esistenza. Lo scopo è proprio quello, l'imitazione di Cristo, imitare Cristo nella sua vita, nella sua esperienza e nel suo vissuto. Vi ricordate che nel video precedente abbiamo parlato di come la trasfigurazione sul Monte Tabor rappresenta proprio il distacco graduale dall'ego, quindi dalla personalità, per quella che è un'identificazione sempre più massiccia e importante verso l'individualità, quindi questa differenza tra personalità e individualità. Sapete che il mio scopo è quello di portarvi il messaggio del cristianesimo in chiave esoterica, ovvero profonda, dandovi una chiave di lettura appunto molto profonda e che non rimanga solo in superficie, come ci hanno abituato nel corso dei decenni, degli ultimi decenni, anche secoli, affinché il cristianesimo diventi per voi uno strumento da poter utilizzare quotidianamente, affiancato al risveglio della coscienza. Diciamo pure che uno non esiste senza l'altro, quindi il risveglio della coscienza esiste se c'è la consapevolezza del messaggio del Cristo, che è stato il risvegliato per eccellenza. Non a caso si parla del Maestro Gesù Cristo. Prima di rientrare nel dettaglio della trasfigurazione, ho raccolto un po' di appunti per voi, come sempre, inerenti proprio l'iniziazione in generale. Sappiamo che le iniziazioni sono cinque e sono, vi ripeto, tornando all'esempio dell'imitazione di Cristo, le stesse iniziazioni che ognuno di noi dovrà compiere in questa vita e nelle prossime. Quindi è importante che voi facciate sempre questo parallelismo e riferimento. I cinque grandi avvenimenti drammatici dei misteri rappresentano proprio dei misteri di Gesù Cristo, del Verbo che si è fatto carne, rappresentano proprio le iniziazioni. Le iniziazioni per cui tutti gli uomini dovranno un giorno passare. Quando si dice un giorno passare, perché come vi ho detto, sono passaggi di coscienza che possono avvenire in questa vita o nelle altre. L'umanità oggi si trova sul sentiero della prova, questo è molto evidente, prova tra l'altro che è sempre più esacerbata. Lo vedete, lo potete vedere anche voi negli ultimi anni, l'umanità è sottoposta a una serie di prove per compiere quella che è una selezione naturale e soprattutto per andare a selezionare quelle che sono le anime pronte alla prova, pronte a poter mettersi a servizio dell'umanità e del mondo. Il discorso del servizio è un discorso molto profondo che richiede un approfondimento a parte. Io lo approfondisco, pensate, con un intero anno. Il terzo anno della scuola della nuova era parla di questo, di che cosa significa mettersi al servizio del discepolato e delle iniziazioni nella vita di ciascuno. Che vuol dire compiere iniziazioni nella vita di ciascuno. L'umanità si trova oggi su un sentiero di prova, le masse camminano sul sentiero della purificazione e stanno purificandosi dal male e dal materialismo. In realtà, come si dice anche nel ritorno di Cristo, è emblematico il fatto che ogni tanto twitto sul ritorno di Cristo, perché è emblematico ricordarsi il fatto che il ritorno di Cristo avverrà solo quando ci sarà nell'umanità un ritorno
pressoché completo all'amore inteso come apertura di cuore, intesa come emozione superiore. Solo quando ci sarà questo ritorno all'amore inteso come apertura di cuore ed emozione superiore, allora potrà ritornare il Cristo, che è l'emblema dell'amore, l'emblema dell'emozione superiore. E quindi questo è molto importante che ne prendiamo atto. Quando questo processo sarà ultimato, manca ancora un po', direi, molti di noi si troveranno pronti a prendere la prima iniziazione. La prima iniziazione, per farvi il parallelo con Gesù Cristo, è la nascita. La nascita di Gesù Cristo, il Verbo si è fatto carne, è la prima iniziazione. Ricordatevi che invece la trasfigurazione è la terza, quella di cui stiamo parlando in questo video e nel video precedente di una settimana fa. A proposito di una settimana fa, l'ho scritto anche sul mio canale YouTube, i video andranno in onda non più di martedì sera, ma di venerdì sera. Di venerdì sera, tra l'altro il giorno emblematico per la passione di Gesù Cristo, e quindi ho ritenuto che fosse un giorno simbolicamente più idoneo per questo tipo di contenuti, ma in generale anche per il mio canale, perlomeno al momento, per i temi che tratto al momento sul cristianesimo esoterico. Quindi per prima iniziazione si intende la nuova nascita. La prima iniziazione del Maestro Gesù era la nascita, nascita sia intesa come il Verbo si è fatto carne, ripeto, sia nascita intesa come rinascita interiore. Quindi per noi la prima iniziazione è una rinascita interiore. I discepoli invece, che sono già su un grado evolutivo maggiore, a livello di coscienza, sempre, vi ricordate, ne abbiamo parlato spesso, si stanno già preparando per la seconda iniziazione, ovvero il battesimo, che, come sapete, facendo il parallelismo con la vita del Maestro Gesù, il Maestro Gesù ha vissuto il battesimo nel 30° anno di vita. Ma il battesimo che cos'è di fatto? La purificazione della natura emotiva del desiderio. Spesso la parola desiderio viene utilizzata impropriamente, del tutto impropriamente, perché si pensa che sia giusto avere il desiderio. Avete fatto caso come spesso si parla del desiderio come un'emozione, passatemi il termine che non utilizzo mai, chi mi segue lo sa, giusto, perché non esiste un giusto e uno sbagliato, esiste ciò che serve all'evoluzione della mia anima. Però in questo caso, per farvi capire il concetto, spesso nella società viene utilizzato il termine desiderio come un'emozione opportuna, corretta, giusta da provare. In realtà il desiderio è associato proprio a tutta una natura emotiva inferiore che va purificata. E il battesimo è proprio la purificazione. Pensate anche all'immagine dell'acqua che va a bagnare la testa del bambino, del neonato, ma che in realtà può essere ripetuto anche da adulti, lo stesso gesto nelle stesse modalità, anche per rivivere il battesimo o anche per chi non è battezzato, per battezzarsi per la prima volta, e perché l'acqua è simbolo di purificazione. Pensiamo ad esempio all'acqua santa, ma non solo, in generale avrete notato che quando voi vi fate una doccia, per esempio nella pranoterapia, a me capita spesso di suggerire nelle pranoterapie che di fare delle docce con del sale, per due ragioni: perché l'acqua va a pulire, letteralmente a pulire il corpo eterico, il sale va invece ad assorbire tutte quelle che sono le congestioni energetiche. Faccio a volte apro e chiudo a volte queste parentesi, perché in realtà vi permette anche di capire come tutto è collegato. Non solo siamo tutti collegati, ma è tutto collegato, è tutto connesso. Quindi è ovvio che bisogna dare degli argomenti, bisogna indicare un argomento, bisogna indicare ciò di cui ci si occupa, ma ciò di cui ci si occupa e l'argomento non sono scollegati dagli altri argomenti o dal resto della manifestazione dell'esistenza. Quindi il battesimo esige la purificazione della natura emotiva del desiderio. Aggiungo anche che il battesimo, oltre all'acqua, viene inserita l'acqua. Questa l'ho spiegata spesso alle persone che mi seguono da tempo, lo sanno, ma lo ripeto anche per i nuovi: l'acqua viene posta sulla corona, sul chakra della corona, ovvero sulla testa, perché è il chakra principale di ingresso nel contatto tra la terra e il divino, ed è il chakra attraverso il quale
abbiamo un contatto diretto col sé divino e quindi con Dio, con la manifestazione del Dio uno e trino. Questo è fondamentale saperlo perché l'importanza del settimo chakra, il chakra della corona, è fondamentale sia nel corso di un processo di guarigione energetico, e infatti spesso lo lavoro nelle consulenze di pranoterapia, parto anche, anzi spesso parto proprio da lì e vado a vedere cosa c'è lì per poi andare dalle altre parti, e perché questo mi permette di avere, al di là dei tempi della guarigione, un contatto puro, diretto e costante con Dio e quindi con l'energia divina suprema. Quindi mi raccomando, il chakra della corona. E il battesimo è proprio un processo di purificazione e della natura emotiva del desiderio fondamentale, ed è la seconda iniziazione, che però avviene ad opera dei discepoli, cioè quelli di cui lo regali sono già a un certo livello di coscienza, e il passaggio a dedicarsi a quella che è la missione dell'anima. Ecco, gli iniziati invece sono coloro i quali stanno affrontando l'iniziazione della trasfigurazione. E quindi che significa questo? Che gli iniziati devono controllare la loro mente e orientarla giustamente verso l'anima, con una completa trasmutazione della personalità integrata. L'iniziato è colui il quale ci sono 7 gradi di iniziazione, ma in generale dal primo al settimo, anche se sul terzo poi c'è il passaggio più importante, ma in generale l'iniziazione dal primo al settimo prevede proprio in parallelismo che si compia con la vita del Maestro Gesù Cristo quella che è la terza iniziazione, ovvero la trasfigurazione, che è di fatto un completo controllo della mente orientata giustamente verso l'anima con una completa trasmutazione della personalità integrata. Quindi vuol dire che nell'iniziazione ormai si ha una gestione totale della personalità e un'identificazione pressoché totale con l'anima, anche se non è ancora completa, anche perché sono 7 gradi di iniziazione e vedremo che entro il terzo grado di iniziazione ci dovrà essere la completa gestione la completa e totale gestione della personalità a favore di una completa identificazione con l'anima. Ed è proprio da qui che noi ripartiamo, agganciandoci al primo video e passando a quella che è di nuovo la trasfigurazione, di cui abbiamo parlato, che è appunto la terza iniziazione, che si riferisce quindi a quelli che sono gli iniziati. Questo però vi permette non solo di vivere questo periodo di Quaresima, siamo nella terza settimana di Quaresima, in piena e completa consapevolezza di quello che è avvenuto, quindi prima è avvenuta la trasfigurazione e dopodiché è avvenuta la risurrezione, quindi è importante a livello cronologico comprenderlo, ma è importante anche che voi entriate dentro queste esperienze quanto prima, il prima possibile, soprattutto in un periodo di Quaresima dove le energie sono amplificate, perché è vero che avviene la trasfigurazione e poi avviene con la quarta iniziazione la risurrezione, che la vedremo qui sul mio canale di YouTube, la vedremo, come vi ho detto, arriveremo alla Pasqua che parleremo anche della risurrezione, e poi c'è la quinta iniziazione che è appunto la risurrezione, quindi la trasfigurazione, scusate, la crocifissione e poi la risurrezione. Ma è importante che voi viviate e percepiate questo che io vi sto spiegando delle iniziazioni non solo a livello di un arco temporale, ma a livello di un arco spirituale interiore. Cioè sapere che queste iniziazioni sono quelle che l'uomo deve compiere nella sua vita, perciò anche domandarvi: io sono prossima a quale iniziazione? Cioè sono prossima a quale, tradotto in termini più semplici, a quale passaggio di coscienza? Ok? Cioè quindi riportatelo nella vostra vita. Vi ho appena spiegato dall'inizio alla terza quali sono i passaggi, prima, seconda e terza iniziazione. Quindi ad oggi vi ricordo, la società è focalizzata ad andare verso la prima iniziazione, cioè di fatto la nascita, la rinascita alla propria anima, la rinascita a se stessi, ok? È importante anche saperlo questo, perché so in che momento storico vivo e in cui la mia anima è immersa in un momento storico in cui sono circondata per il 90%
da animi che stanno andando verso la prima iniziazione, cioè verso il battesimo. Il battesimo cristiano è solo un incipit se poi non avviene il battesimo interiore. Per questo io sto qui a spiegare il cristianesimo esoterico, perché so che il cristianesimo esoterico non è sufficiente per rispondere alle esigenze delle anime. Quindi sappiate che chi è battezzato è stato battezzato, cioè gli è stato inserito il seme dello spirito, ma poi questo seme dovrà fiorire e dovrà andare verso quella che è la completa e vera iniziazione, ovvero il vero battesimo, che è quello di nascere, di rinascere a se stessi, cioè di accorgersi di essere anime. Spero che il messaggio vi sia arrivato. Per me è molto importante che vi giunga il messaggio di ciò che io poi spiego, perché non affinché non rimanga teoria, ma che possiate portarlo nella pratica della vostra riflessione spirituale interiore. Quindi l'iniziazione è una realtà. È un modo di vita e tutti coloro che hanno debitamente disciplinato se stessi, consentendovi volontariamente, possono attraversarlo. Ovviamente tutti coloro i quali sono disposti con coraggio ad evolvere come anime, vengono attentamente esaminati ed aiutati da quella schiera di iniziati e di conoscitori che sono la guida della società, che sono la guida in realtà della razza. Razza non si intende colore di pelle o religione, è un discorso molto più ampio quello delle razze, ne parlo sempre al terzo anno, ora non è il momento. Da noi conosciuti nelle varie parti del mondo e in epoche diverse. Quindi, come dire, gli aiuti non mancheranno, ma voi abbiate il coraggio di risvegliarvi a voi stessi. Vedete come, ve lo dicevo all'inizio del video, il cristianesimo esoterico sia, ovvero occulto, ovvero il cristianesimo profondo, il messaggio profondo di ciò che avviene con gli strumenti cristiani, sia strettamente correlato al risveglio della coscienza. Quindi l'iniziazione è una realtà, questo l'abbiamo detto. Poi vi parlerò magari un giorno anche del rapporto tra religione e iniziazione, sicuramente non mancherà l'occasione di farlo. Quindi le cinque iniziazioni sono le cinque espansioni della coscienza, Dio nell'individuo e Dio in Cristo. Ok, fate questo sempre parallelismo. Dio in Cristo, Dio si è manifestato attraverso Cristo che si è fatto carne, entrando in un corpo, quello di Gesù, stessa cosa Dio lo fa nell'individuo. Attenzione bene che parlo di individuo, ovvero di individualità, non di personalità. Vi ricordate all'inizio del video cosa vi ho detto? Il passaggio del battesimo, la prima iniziazione che ognuno di noi deve compiere, è quello di disidentificarsi dalla personalità per divenire sempre più individuo, ovvero sempre più anima. Quindi Dio nell'individuo esattamente come Dio attraverso Cristo in Gesù. Quindi molto importante questo passaggio. Ora torniamo alla trasfigurazione. Rileggo il passaggio del Vangelo in cui si parla della trasfigurazione. 6 giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse sopra un alto monte in disparte e si trasfigurò dinanzi a loro. Il suo volto risplendette come il sole, e i suoi vestiti divennero candidi come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia che conversavano con lui. Pietro prese a dire a Gesù: Signore, è bene che restiamo qui. Se vuoi farò qui 3 tende, una per te, una per Mosè ed una per Elia. Mentre egli parlava ancora, ecco una nuvola luminosa li avvolse e una voce dalle nuvole disse: Questo è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo. E i discepoli, udito ciò, caddero bocconi a terra e furono presi da gran timore. Ma Gesù, accostatosi, li toccò e disse: Alzatevi e non temete. Ed essi, alzati gli occhi, non videro più nessuno se non solo Gesù. Una considerazione delle varie unificazioni che Cristo operò in se stesso ci hanno preparato allo stupendo fenomeno della rivelazione che fece letteralmente cadere prostrati i 3 discepoli. 3 re
Maggi assistettero inginocchiati alla prima iniziazione, ovvero il battesimo, scusate, ovvero la nascita di Gesù, ovvero Gesù, il verbo che si è fatto carne. Dio in Cristo, vi ricordate? Dio attraverso Cristo in Gesù. Quindi i tre re o magi assistettero inginocchiati all'iniziazione della nascita, appunto la prima iniziazione. In questa crisi tre discepoli caddero al suolo, incapaci di sostenere la gloria che era stata rivelata loro. Quindi per la troppa energia, diremmo oggi, c'era troppa energia. A volte questo accade nel momento in cui, per esempio, nelle pranoterapie può capitare non che cadano a terra, ma può capitare che a seguito di un grosso lavoro energetico ci sia un rilascio completo dell'apparato psicofisico. Quindi questi corpi che, come dire, sicuramente si lasciano andare, diremmo noi adesso, si rilassano, ma perché l'energia è tanta e l'apparato psicofisico a volte cede. Ecco, è importante anche questo parallelismo. Nella prima iniziazione, che è la nascita di Gesù Cristo, abbiamo i tre re magi. Nella terza, che è la trasfigurazione di cui stiamo trattando in questo, di cui ho trattato in questo nel precedente video, abbiamo tre discepoli. Guardate questo parallelismo quanto è importante, e questo tre che nella Sacra Scrittura torna molto molto spesso. Perché si parla di crisi? Vi ricordate? Lo dico per i nuovi iscritti o per chi vede per la prima volta questo video: si parla di crisi perché ogni iniziazione è una crisi. Ogni iniziazione è di fatto una crisi, ogni iniziazione è di fatto un grosso passaggio di coscienza, e quindi l'abbandonare il vecchio per approcciarsi al nuovo, diremmo con i termini attuali. I discepoli credevano di conoscere il loro maestro. No, ma durante la trasfigurazione si sono resi conto di non conoscerlo a sufficienza, evidentemente, ma la presenza loro familiare era stata trasformata. Nella trasfigurazione Gesù viene letteralmente trasfigurato, ovvero trasformato, ed essi, i discepoli, si trovarono al cospetto della presenza, la presenza vera e propria, la presenza davanti ai loro occhi. Per presenza si intende essenza divina, tangibile, presente. Il sentimento di rispetto, di meraviglia e di umiltà è sempre una reazione caratteristica dei mistici di ogni tempo di fronte alla rivelazione della luce. Tenete conto che l'esempio di questi tre, della reazione dei tre discepoli a seguito della trasfigurazione o trasmutazione, come potremmo chiamarla, come vogliamo chiamarla, di Gesù Cristo, è anche l'emblema di una reazione tipica, tipica anche dei santi, di quelli che più attualmente, e quindi da 2000 anni fa a portarla ad oggi, è di fatto la reazione e l'azione dei santi. I santi spesso hanno avuto momenti di estasi. Se leggete la storia di alcuni santi, magari sul mio canale prossimamente cercherò anche di proporvi, come vedete, ho sempre tante cose da dirvi e ci sarebbero sempre tanti video da poter fare. Mi piacerebbe anche parlare con voi su questo mio canale della vita di alcuni santi, alcuni soprattutto, perché è importante focalizzare alcune vite di santi e poi utilizzarle da esempio, no? Proprio da imitazione, da ispirazione. E quindi mi piacerebbe su questo mio canale anche parlare della vita di alcuni santi e condividerla con voi. Chissà che, a Dio piacendo, nel futuro non si riesca a farlo, affinché questo mio canale diventi veramente fonte di ispirazione. Infatti condividete, 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 perché la condivisione di questi tipi di video significa condividere la possibilità di aprire la propria coscienza e di aprirsi anche agli altri. Ovviamente non lo dico sempre, ma qualsiasi commento o domanda lo potete scrivere. La potete scrivere appunto nei commenti presenti sotto al video. E quindi, tornando a noi, è tipica questa reazione di estasi, di stato di estasi, di profonda umiltà, anche un po' di arrendevolezza, ma all'ottava alta è tipica dei santi. Molti, molti santi, quando provano durante la preghiera o durante un evento mistico o durante una confessione, molto spesso durante la transostanziazione, quindi durante quello che è la messa, l'Eucaristia, il passaggio della sostanza cristica nel corpo di Cristo, insomma, spesso in questi grossi eventi spirituali i santi hanno provato non solo un'emozione di estasi, ma anche proprio un'emozione di meraviglia e di umiltà. E quindi è una reazione caratteristica un po' dei mistici di ogni tempo, santi compresi.
Tornando quindi a noi, anche questi tre discepoli erano un po' l'origine di quelli che poi in futuro sarebbero stati i santi, cosiddetti anche mistici. Questo episodio quindi della trasfigurazione è il primo che ci fa entrare in contatto con la radiosità e con la luce che emanava il Salvatore e che gli permisero di dire in tutta verità: io sono la via, io sono la luce del mondo, no? La via, la verità e la vita, ma io sono la luce nel mondo. Pensate quanto è importante questa trasfigurazione. Il contatto con Dio provoca sempre uno sprigionamento di luce. Anche in questo senso dobbiamo decodificare la trasfigurazione. Quando Mosè discese dal Monte Sinai, i suoi lineamenti erano tanto splendenti che nessuno poteva fissarlo. Pensate un po'. Mosè era talmente tanto pieno di energia spirituale che nessuno riusciva a fissarlo per quanta luce emanasse. Luce interiore parlo, che poi in realtà è anche visibile esteriormente, ma soffermiamoci su quella interiore. La storia racconta che egli dovette usare un velo per riparare gli sguardi del popolo dal loro splendore. Quindi pensate quanto è importante questo. Quindi noi con la trasfigurazione abbiamo la emblematica e piena rappresentazione di Cristo come io sono la luce del mondo. Bene, per andare verso la conclusione. Questo ci fa anche capire come in realtà siano diversi i portatori di luce, di ogni epoca. Ogni epoca ha i suoi portatori di luce, anche ad oggi abbiamo dei portatori di luce che non sempre sono coloro i quali sono visibili. Ricordatevi anche questo: non tutti hanno come missione quelle di essere trasmettitori di un messaggio, portatori di luce, e dovrà essere per questo sovraesposti. Ci sono molti, molti personaggi. Chiamiamoli così perché non mi piace chiamarle persone dal momento che hanno trasceso la loro personalità, ma ci sono molti, molti personaggi che hanno scelto, perché era la missione della loro anima, di stare in disparte, in riserva, ma in quel loro stare in disparte, stare in riserva, compiono una serie di azioni che favoriscono il bene e la luce nel mondo. Quindi ricordatevi anche questo. Sentiamo che in Cristo è focalizzata la luce di tutti i tempi. Cristo fu l'esempio. Noi siamo fortunati di avere un esempio come quello di Gesù Cristo, perché fu l'esempio anche di luce, la luce di tutti i tempi, e che la luce di Dio è concentrata in lui. Quindi vuol dire che, come è stata concentrata in lui, può e deve essere concentrata anche in noi la luce di Dio. I suoi discepoli entrarono per la prima volta nel raggio di quella luce sulla vetta della montagna di cui parliamo, il Monte Tabor, dove appunto è avvenuta la trasfigurazione. Dopo 6 giorni di lavoro, così narra la storia, e non poterono reggere la vista di tanto splendore, lo abbiamo detto. Nondimeno sentirono che era bene per loro rimanere in quel luogo. Pensate quanto è importante questa cosa. Sentirono che era bene per loro rimanere in quel luogo. E questo ci fa pensare al fatto che dobbiamo stare sempre in ascolto di noi stessi. In questo il risveglio della coscienza ci viene in aiuto, perché solo ascoltando noi stessi comprendiamo ciò che davvero serve all'anima e non ciò che è utile alla personalità, quindi all'ego. Ciò che serve all'anima a volte coincide con ciò che è necessario per i nostri bisogni, ma non sempre. Allora la domanda che noi ci dobbiamo porre è: questo serve all'evoluzione della mia anima o invece serve solo ai miei corpi inferiori? E da lì puoi fare la scelta e scegliere sempre la via e la strada dell'anima. E quindi questo anche ci insegna la trasfigurazione, perché i discepoli dicono: era bene per loro rimanere in quel luogo. Pensate, l'ascolto di se stessi, la loro intuizione. Tuttavia, pur considerando la luce che era in Cristo e l'estasi degli apostoli e la sua rivelazione, non perdiamo di vista le parole, le sue parole, le parole pronunciate dal Cristo durante la trasfigurazione, che dicono che anche in noi esiste una luce, destinata a splendere in aiuto del mondo e a glorificazione del Padre che è nei cieli. Bene, io spero che abbiamo con questo secondo video concluso la terza iniziazione della trasfigurazione. Passeremo poi alla successiva, perché dovremmo arrivare alla risurrezione per la Pasqua, e quindi spero che questi due video sulla trasfigurazione siano stati abbastanza esaurienti. Se avete domande, commenti, riflessioni, ripeto, potete farli sul
sotto a questo video. Vi ringrazio per l'attenzione e vi lascio come al solito con il mio motto: non bisogna cercare di guarire il corpo senza curare l'anima. Ciao e tanto bene.